Bentornati nella mia cucina. Fa caldo fuori. In tanti hanno già iniziato ad andare al mare, dunque il pranzo al sacco c'è bisogno, mangiare sotto l'ombrellone abbiamo bisogno di idee, diciamo, da portare sotto l'ombrellone, ma non soltanto. Questa ricetta può essere utilizzata anche semplicemente per una cena. Per merenda, credo che sicuramente piacerà anche ai ragazzi che magari sono un po' più schizzinosi e amano meno le verdure. Di solito si dice, no, che i bambini con le verdure sembra che abbiano un po' litigato. Inizio la preparazione di questi pancake salati. Dunque, utilizzo la Black Diamond quadrata, l'ho presa apposta quadrata perché di solito siamo abituati a usare le padelle per questo tipo di cottura. Invece ho voluto usare proprio il quadrato per darvi l'idea che la pentola è valida sia per contenuti, diciamo, per cuocere i cibi da pentola, per dire, no? Un po' più voluminosi, quantitativi, ma anche a sostituire la classica padella. Aggiungo ovviamente nella goccina di olio extravergine di oliva, che se è biologico, estratto a freddo dalle olive italiane, come quello che utilizzo io. Aggiungo il mio dado vegetale a tutto a freddo, molto poco perché la quantità veramente è piccola di quello che vado a fare. La ricetta del dado vegetale la trovate se non siete ancora iscritti al canale YouTube La Cucina di Elisa Sestov, o mettete semplicemente la ricerca dado vegetale Elisa Sestov. Ho messo per adesso solo il dado vegetale e l'olio. Qui ho frullato una cipolla e un spicchio d'aglio perché vogliamo comunque rinforzare il nostro sistema immunitario, sia attraverso le erbette contenute nel dado vegetale, perché sono delle erbette fresche, non cotte, non è niente cotto, che contengono tanti antiossidanti che mi aiutano a eliminare i radicali liberi in eccesso nel mio corpo. Adesso copro con il suo smalto di Mamic quadrato e metto semplicemente a riscaldare perché tutti gli ingredienti che sono contenuti sia nel dado vegetale sia nella cipolla e nell'aglio, la licina in questo caso nell'aglio, sono ingredienti che sono liposolubili, dunque hanno bisogno di un ambiente grasso. Riscaldando leggermente questo ambiente grasso, tutti i principi nutritivi contenuti in essi riescono a rendersi biodisponibili, cioè il nostro corpo li assorbe al 100% perché riescono, diciamo, a deliberarsi e l'assorbimento di questi micronutrienti è ottimo. Dunque faccio semplicemente questo procedimento. In questa ciotola vuota, qui ho grattugiato sui fori larghi la zucchina, lavorato con un pochino di sale e lasciata scollare per lasciare tutta la sua acqua di vegetazione, perché altrimenti se io lascio la zucchina così senza scolarla, avrò bisogno di aggiungere tanto di, per esempio, il pangrattato, no, per assorbire i liquidi che rimangono. Adesso strizzandola, è già un po' che sta qua, però strizzandola mi ha lasciato un altro qualche altra goccia di succo. Strizziamo. La zucchina è cruda, che la metto qui nella mia ciotola. Poi le zucchine sono di stagione, dunque ovviamente dobbiamo rimanere sulla stagionalità, perché la stagionalità mi assicura un livello di vitamine e sale minerali presente nelle verdure ottimale. Qui ho della bietola, anche la bietola adesso è in piena stagione, è già da un po' che è in piena stagione, è sempre cruda, non è cotta, sono tagliate a coltello le foglie, poi vedrete anche il perché di tutto questo, perché ve lo voglio spiegare. È una ricetta intelligente, direi.
come la maggior parte delle ricette che faccio. Sono anche alcune, diciamo, normali, ma alcune sono proprio, dico io, intelligenti, perché vado proprio a sfruttare qualsiasi minima cosa che c'è. Ora, io sento adesso che si sono già formati, ma a orecchio, sento che si sono già formati i vapori dentro, perché ovviamente, specialmente la cipolla, che è una quantità più grande di cipolla, è ricca anche di acqua e aiuta a formare la quantità di vapore sotto. Non siamo ancora arrivati a temperatura perché la mia calotta è sempre pari, chiusa. Però vado semplicemente a girarla un pochino, schiacciare eventualmente, insomma, per stare a contatto con il fondo, e la lascio adesso a fiamma bassa perché voglio che abbia una specie di mezza cottura, perciò anche frullata. Se non la frullate, la dovete tagliare a coltello molto molto piccola. L'aglio è opzionale, ma sapete, a me piace l'aglio, e l'aglio sappiamo che è proprio un antibiotico naturale. Se è cotto e tagliato fine fine fine, non dà fastidio come l'aglio crudo. L'aglio crudo magari può dare fastidio sia dal punto di vista dell'alito, sia dal punto di vista della digeribilità dell'aglio in quel caso. Adesso mi si è pure alzata la calotta, non so se riuscite a notare. Questo significa che sono arrivata a temperatura. Vedete che si è alzata? Sono arrivata a temperatura e la lascio 2-3 minuti lì a cuocere. Qui avevamo messo già le zucchine, la bietola. Poi voglio aggiungere del formaggio feta, che l'ho tritato così, cioè spappolato, insomma, con le mani, le uova. Uova non le avevo ancora prese. Allora, questo succo delle zucchine lo verso. Non mi vedete. Posso anche spengere qui perché comunque ho lo smalto dinamico e la cottura continua senza fiamma. Sfrutto anche questo vantaggio che la magic cooker me lo dà. Ok, messo le uova, prendo la forchetta. Li vado a sbattere leggermente. E li metto qua. Metto le uova rimanenti nel frigo. Ho preferito fare una ricetta proteica vegetariana, piena di verdure, ma che ci dà una bella carica anche energetica, perché adesso con il caldo, con il sudore, andiamo a perdere i sali minerali. Insomma, e ci sentiamo magari un po' deboli dal punto di vista dell'energia. Dunque vado ad utilizzare la farina di riso, non di grano, di riso e senza glutine. Dunque anche per le persone che magari sono celiache, no? Cioè, hanno questa intolleranza al glutine, è fantastico. Questa ricetta è fantastica, ma come dicevo anche altre volte, è bene se riusciamo, anche per le altre persone che non hanno questo problema di intolleranze, andare a sostituire la farina di grano con farine senza glutine, cioè andiamo a diminuire la quantità di glutine dalla nostra dieta perché aiutiamo il nostro organismo a sfiammarsi. Poi qui posso scolare adesso perché tutto il riciclo del vapore, cioè tutto il vapore che si è riciclato sotto il coperchio, contiene gli elementi nutritivi, i micronutrienti che sono presenti in questo caso nell'aglio e cipolla. Infatti non ho bisogno. Vado ad aggiungere questa cipolla e aglio leggermente soffritti,
che sono, vedete, non è che sono colorati, ecco, avevo solo bisogno di renderli un po' più morbidi. Con la leccapentole riesco anche a pulire bene il fondo della padella. Anche questo è calcolato perché mi serviva una padella calda. Anzi, li lascio il coperchio sopra perché così riesco a trattenere il calore. Tutto questo vado ad aromatizzare con il rosmarino. Ma il rosmarino, io lo utilizzo l'olio, non è. Non metto una goccia, potete mettere rosmarino fresco. L'importante è che lo tritate molto, 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 molto fine. Riuscite? Altrimenti non è piacevole in bocca trovare gli aghi di rosmarino, vero? Il rosmarino, diciamo, insomma, c'ha questo problema di questi aghi che sono molto duri, difficile da tritare. Se utilizzate il rosmarino essiccato, c'ha poco e niente. Di principi nutritivi, perché ovviamente attraverso l'essiccatura si evaporano anche i suoi oli essenziali. Se invece è fresco, tritato a coltello, ma molto molto fine. Altrimenti io con semplicemente quello che va ad assorbire il mio stuzzicadente riesco a condire tutta questa bella quantità. Poi inizio a farli perché così poi vi posso anche raccontare il perché di tutto quanto. Dunque, la mia pentola, la mia casseruola è già calda, che l'ho pulita bene attraverso le pentole. Posso anche utilizzare un attrezzo che ormai siete abituati che io lo utilizzi. Il mio cucchiaio da gelato perché riesco a fare quantitativi tutti uguali. Prendere un cucchiaio, insomma, strusciando come si fa con il gelato, no? Di questo bel impasto e fare, diciamo, montagnette che sono tutte uguali come grandezza. In questo caso posso fare 4. Poi queste montagnette li vado a schiacciare e ottengo dei pancake, no? Sono più o meno uguali. Anche l'occhio vuole la sua parte, giusto? Lo metto in cottura. Allora, questo lo posso spostare. Siccome avevo già la pentola abbastanza calda, lo lascio solo 10 secondi a fiamma alta, cioè giusto che riesco ad arrivare di nuovo a temperatura con il fondo della mia pentola in questo caso, dopodiché abbasso e faccio la cottura a fiamma bassa, non ho bisogno di grande temperatura e nemmeno tanto tempo di cottura, perché alla fine io qui ho utilizzato le verdure crude, sia le zucchine sia la bietola. Ma l'abbinamento tra uova, perché chiamiamole uova, le verdure crude e i cereali, in questo caso è la farina di riso, è una formula segreta anti-age che rallenta l'invecchiamento. Ma veramente? Dunque, se volete lavorare sul tempo biologico, sfrenarlo, rallentare, diciamo, l'invecchiamento delle nostre cellule, dovete, mettere insieme la verdura cruda con le uova ed i cereali. Perciò vi stavo dicendo che in questo caso è proprio quello che abbiamo fatto. Vogliamo frenare il tempo. In questo caso questi pancake li chiamerei salati alle zucchine, sono senza glutine perché abbiamo utilizzato la farina di riso, sono veramente ricchissime in vitamine e sali minerali, sia di quelle presenti nella bietola, sia quelle presenti nelle zucchine e attraverso il sistema di cottura Magic Cooker che cucina a basse temperature, arrivando semplicemente a 97 gradi, io riesco a mantenere il 98% delle vitamine e sali minerali presenti nel mio cibo, li posso trattenere dentro il cibo, in tal modo che,
poi vado ad assorbire, ovviamente, cioè vado a lavorare sul nutrimento del mio corpo e dare un supporto immunitario, perché il nostro sistema immunitario è fatto non da carboidrati e proteine, quelli sono semplicemente il carburante per movimento, diciamo, però il sistema immunitario si rinforza attraverso i micronutrienti che sono contenuti nel nostro cibo. E anche un cibo ipocalorico in questo caso è ricco anche di fibre, dunque per avere un transito intestinale ottimale, anche la farina di riso in questo caso, l'amido contenuto nella farina di riso diventa una gelatina, quella che va a proteggere le mucose gastriche del nostro stomaco ovviamente. Nello stesso tempo l'assorbimento dell'amido contenuto nella farina di riso, che va a trasformarsi attraverso il laboratorio chimico del nostro organismo in glucidi, in zuccheri che ci danno a noi la carica energetica. Nello stesso tempo, essendo una gelatina, va a velocizzare il transito intestinale. Ecco, abbiamo veramente un cibo molto 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 salutare, ricco in antiossidanti che vanno a contrastare i radicali liberi che si formano sia dallo stress, che non è stressato al giorno oggi, sia da quello che noi mangiamo, no? Dalle reazioni biochimiche che ci sono nel nostro organismo, da quello che beviamo, da quello che respiriamo. Vado ad aiutare il processo digestivo, il mio sistema digestivo nella digestione, attraverso il rosmarino, che va a dare un valido aiuto alla digestione. Nello stesso tempo, siccome abbiamo le basse temperature e riesco a trattenere dentro, in questo caso anche gli oli essenziali che sono contenuti, tutte le piante contengono degli oli essenziali, riescono a trattenerli. Ovviamente, mentre mangiamo, tanto abbiamo sempre detto che prima ancora di iniziare a sentire il sapore, le papille gustative che vanno a sentire tutti i vari sapori che sono presenti nel mio cibo, io guardo, vedo attraverso la vista, do già l'input al mio cervello nella produzione dei succhi digestivi per la digestione e l'olfatto. Io annuso il mio cibo prima ancora di mangiarlo, ma anche mentre lo mangio, perché nella parte retro della nostra cavità orale ci sono ancora delle cellule olfattive che sentono l'odore di quello che noi mangiamo. Dunque, in questo caso, il rosmarino agisce sul sistema nervoso centrale, da un punto di vista dell'olfatto, diciamo annusandolo semplicemente, ma anche se prendete le foglie di rosmarino e le sfregate tra le mani, in tal modo di rompere le sacche oleifere ed annusarlo. Agisce sul sistema nervoso centrale, va a stimolare proprio l'attività cerebrale. Dunque, per i ragazzi che adesso sono nel periodo degli esami, che stanno facendo delle loro tesine, della terza media, l'esame di stato, insomma, quello che sia, adesso sono e anche fa tanto caldo, dunque è anche difficile a concentrarsi. Annusando semplicemente il rosmarino, riescono a aumentare la concentrazione e la nostra memoria. È un grande antiossidante il rosmarino, come tutte le verdure, direi, non solo le erbette, ma anche le verdure, perché vanno poi, dicevo, a contrastare i radicali liberi, ma anche l'abbinamento che noi abbiamo fatto in questa ricetta va a lavorare sempre su questo anti-aging. Il rosmarino nella medicina empirica, cioè i nostri antenati, lo usavano anche per curare le ferite, perché ha un effetto antisettico. Nello stesso tempo ha un effetto antinfiammatorio e analgesico, dunque per dolori reumatici, per esempio, o problemi nella parte circolatoria esterna, massaggiare la parte dolorante, diciamo, con un olio vettore, un olio base che può essere di cocco, può essere di mandorle, di jojoba o quello che avete, non Johnson o che ne so io che cosa, perché non sono puri, sono sintetici e fate peggio usando quelli. Dunque,
massaggiando quella parte dolorante, ecco, vi aiuta a lenire quella parte, quel fastidio. Non so quante di voi, io no, fortunatamente finora, ma non si sa mai, tante persone hanno problemi con la caduta dei capelli, con l'alopecia. Sempre più persone sento con questo problema. Vi siete mai chiesti il perché? Uno è sicuramente lo stress e viviamo sotto uno stress continuo da quasi 2 anni, da 2 anni quasi. Dunque questo si ripercuote sulla salute dei capelli, sulla caduta dei capelli che cadono molto di più, ma anche l'alimentazione, ovviamente. L'alimentazione che anche se noi riusciamo a mangiare frutta e verdura crude, non abbiamo la stessa cosa, cioè nel senso, non, le verdure, la frutta e la verdura cruda non hanno più la stessa concentrazione di micronutrienti di quello che avevano la stessa frutta e verdura 50 o 100 anni fa, perché con tutta questa agricoltura, diciamo, pompata, che tutto quanto deve maturare velocemente, non abbiamo più nemmeno la stessa quantità di elementi nutritivi, vitamine e sale minerali nella frutta e nella verdura. Giro. Le capentole veramente fantastico. Poi, mi è caduto. Vabbè, non niente. La Black Diamond dal punto di vista dell'antiaderenza è fantastica. Vado a girare. Sono andata pure a fiamma bassa perché non voglio abbrustolire, ecco, voglio semplicemente creare, poi ve lo faccio vedere com'è. Continuo sull'altro lato. Vi dicevo, problema sulla caduta dei capelli ce l'hanno in tanti. Ecco, nella dose di shampoo che utilizzate per una volta sui vostri capelli, che può essere uno shampoo più naturale possibile, magari quelli per i bambini neonati che non hanno tante sostanze sintetiche, se andate a leggere l'etichetta e poi a vedere ogni sostanza che cos'è, vedendo che un prodotto è di sintesi o addirittura a certe concentrazioni possono risultare velenose per il nostro organismo, vi renderete conto di quanto danno facciamo al nostro corpo attraverso i vari detersivi, creme e così via. Dunque, uno shampoo neutro, preferibilmente quello per i bambini neonati, che sono insomma più neutri, ecco. Aggiungere semplicemente, se potete, dell'olio essenziale di rosmarino, ma non quello che si acquista sulle bancarelle o anche in erboristeria, perché non è che non sono puri, possono essere però adulterati con solventi che si utilizzano nella fase di distillazione o altri oli che sono sintetici. Dunque devono avere un marchio di purezza certificato, testato e garantito, che sarebbe il CPTG. Se non hanno questo marchio, vi lo sconsiglio vivamente, meglio senza. Aggiunto una goccia di olio essenziale di rosmarino nel shampoo per i vostri capelli, vi assicuro che il risultato lo vedrete da subito, non nella ricrescita, ma proprio nella qualità del capello. Poi con il tempo ovviamente va a stimolare la crescita perché agisce sulla circolazione esterna, cioè aiuta le nostre cellule a assorbire dal sangue tutti gli elementi nutritivi per rinforzare proprio il bulbo pilifero nella produzione del capello, ovviamente. E adesso al sole ci stiamo già andando, ma magari c'è qualche piccolo deposito di grasso da qualche parte che insomma non ci piace. Ecco, massaggiare localmente il rosmarino, sempre con un olio base, fa miracoli perché lavora proprio sulla microcircolazione. Noi sappiamo che l'adipe è mal vascolarizzato, perciò è difficile anche che si scioglie, diciamo, perché non c'è vascolarizzazione. Ecco, attraverso il massaggio con il rosmarino, ovviamente, riusciamo a attivare la circolazione in tal modo di aiutare il nostro organismo a eliminare l'adipe. La prima che mi ha scritto oggi è Anna Maria Gubinelli.
Ciao carissima, bentornata nella mia cucina. Mi conferma che il dado vegetale è uno spettacolo. Sì, perché lo utilizziamo al posto del sale su qualsiasi pietanza, anche pasta in bianco, riso in bianco o vari sughi, carne, pesce. Cara Maria da Paiano, buon pomeriggio, un grande, grande abbraccio, molto volentieri. Rosanna Di Chio, ciao carissima, bentornata nella mia cucina. Da Caterina Renzetti, un grande, grande abbraccio per te. Grazie per i complimenti. Maria Cammarata, buon pomeriggio e bentornata nella mia cucina. Ciao Francesco Nocera, grazie per la condivisione della ricetta sulla tua pagina. Ecco, potete condividerla ovviamente molto volentieri con tutti i vostri amici perché vogliamo aiutare a rendere il mondo migliore. Come? Partendo da noi stessi. Se noi ci aiutiamo, ci apriamo, ci conosciamo meglio e stiamo meglio, sicuramente anche le persone intorno a noi staranno meglio perché riusciamo a donare di più di noi stessi, del nostro amore, della nostra gentilezza, no? Alle persone intorno. Luisa Minniti, ciao carissima, un abbraccio e buon pomeriggio, molto volentieri. Poi c'è Natalina Tagliacozzo, ciao carissima, bentornata nella mia cucina, ti mando un abbraccio grande grande. Questa cosa me la fa sempre questo gioco che mi tira su i messaggi, però vabbè. Allora, Anna Maria Guminelli, bravissima, è un piacere ascoltarti, molto interessante. Un abbraccio, grazie carissima, grazie Anna Maria. Marilena Santo Ferrara, bentornata. Che bello che non vi salutate tra di voi, perché tanto li leggo. Poi, Mimmi Monica Talarico, bentornata nella mia cucina. Cinzia Chiera, un grande, grande, grande abbraccio anche a te. Poi c'è Antonella Trischita, buon pomeriggio. Filomena Girardi, un grande abbraccio, non alzo il dito perché altrimenti mi va via. Santa Cottone, bentornata nella mia cucina. Devi provare questa ricetta. Mimi Monica Talario, che bei consigli, grazie. Grazie a te. Lucia Bagnato. Allora, potrei avere la ricetta del dado vegetale? Vai su YouTube e nella ricerca scrivi dado vegetale Elisa Sestov e lo trovi. O se ti iscrivi gratuitamente al canale YouTube La cucina di Elisa Sestov. Hai lì tutte le dirette che vengono registrate, ti puoi riguardare quello che vuoi in qualsiasi momento. C'è Rosa Cerminara che dice: vero, confermo, ho fatto il dado, lo uso tantissimo. È molto molto facile da fare, ma veramente spettacolare come risultato finale. Cosa vi volevo dire? È proprio questo fatto che riusciamo ad avere. Volevo far vedere. Perfetto, allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Così, allora, questo è il primo lato, questo è il secondo lato. È un vero spettacolo. Questi vanno benissimo anche freddi o a temperatura ambiente a servirli, sono sempre piacevoli. E eventualmente, se li fate più piccoli, potete anche servirli come finger food o anche se li fate così, questa grandezza qua, che poi li tagliate a pezzettini più piccoli, magari infilati con lo stuzzicadente, no? Tagliate a cubetti, infilati con lo stuzzicadente, in tal modo da creare, diciamo, un aperitivo finger food, possibilità di servirlo, diciamo così, in piedi senza toccare con le mani niente, basta semplicemente il boccone che lo mettete in bocca e basta. Allora, questa è stata la ricetta di oggi. Ovviamente io continuerò a fare la rimanenza dell'impasto, però la ricetta è stata questa. Se provate, fatemi sapere se vi è piaciuta, se è piaciuta alla vostra famiglia. Fate qualsiasi cosa fate nella vita, fatela sempre con il cuore, perché se ci mettete il cuore nel vostro fare, sicuramente il risultato sarà massimo.
di quello che fate. Avrà totalmente un altro aspetto, un altro sapore, ci sarà completamente diverso. Grazie per la vostra attenzione, vi aspetto il prossimo giovedì, non ci sarò, avrò 2 settimane di ferie. Vi comunico comunque, rimanete sintonizzati sulla pagina blog Elisa Sestov, così vi posso annunciare le prossime dirette. Adesso d'estate un po' ci avrò 2 settimane che ci avrò altri impegni, vediamo come riesco a giostrarmi. Iscrivetevi gratuitamente al canale YouTube La Cucina di Elisa Sestov. Grazie ancora, un grande abbraccio circolare a tutti voi, vi voglio veramente bene, con tutto il cuore. Ciao!